Matrizzetta, dunque, all'indomani della vittoria del campionato, una conferenza stampa in cui avete un po' voluto ringraziare tutte le componenti di questa vittoria. Con una vista futura, come hai detto in conferenza, vogliamo provare subito a rientrare in Serie C. Assolutamente, io ho avuto il piacere ieri di godermi un po' dopo tanti mesi di sacrifici, non soltanto dal mio parte, dalla parte del nostro gruppo, ma anche da tutto lo staff tecnico, dai dirigenti, però oggi sono già in mentalità meno 34, cioè prima e fino al nostro prossimo obiettivo, cioè la riconquista della Serie C. Ecco, non è stato semplice perché avete avuto poco tempo per organizzare la stagione, però alla fine insomma siete soddisfatti. Certo, quando c'è un gruppo unito, un gruppo che veramente ci crede in questa visione, naturalmente in tempi stretti si può andare avanti. Anche in questa annata non era facile nemmeno sul campo, perché abbiamo avuto anche un controcorrente in Isernia che non mollava mai. Ma questo ci ha spinto anche di dare sempre il massimo, e voglio anche augurare un grosso in bocca al lupo all'Isernia per vincere il playoff nazionale, e così per rappresentare questa bellissima regione anche ad un livello nazionale nell'anno prossimo. Ecco, con un occhio al futuro hai risposto alla mia domanda in conferenza. Campobasso è stata davvero presa in giro, se così vogliamo, negli ultimi anni da più persone. Hai detto: vorremmo essere con il nostro gruppo la presidenza più longeva di questo Campobasso. Tu credi in questo? Assolutamente, per me, io ho deciso di investire nel Campobasso e in Campobasso in Molise, perché rappresenta un po' la mia storia di vita. E poi non è che io sono venuto qui per prendere in giro una città, una regione. Io sono venuto qui per fare una cosa seria e per fare la storia, se devo essere sincero. Naturalmente voglio farlo con massima umiltà, serietà, programmazione, ma noi siamo molto ambiziosi e stiamo già pensando al prossimo stagione, quindi questa è la nostra. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare quest'anno, ma stiamo già pensando al futuro. Ecco, avete detto giusto una cosa, che nei prossimi giorni insomma ci saranno novità per la nuova stagione, perché questa volta sì ci sarà tempo per progettare il campionato, cosa che non avete avuto purtroppo in eccellenza. Certo, abbiamo già allestito e organizzato, finalizzato un budget di alta classifica per vincere il campionato. Naturalmente nei giorni a venire parleremo più precisamente dei nomi eccetera eccetera di mercato, ma per adesso siamo stati già bravi a gestire e programmarci per un futuro ben più ambizioso.